Ciao ragazzi, Antonio Rico di Lezioni di Chitarra Moderna e oggi voglio parlare degli accordi barré. Gli accordi barré sono indispensabili e ogni buon chitarrista dovrebbe conoscerli, ovviamente, solo che tra gli accordi sono forse quelli un pochettino più difficili da suonare, soprattutto all'inizio. Perché? Perché c'è un barré, il che significa che stiamo utilizzando uno o due dita per suonare tutte quante le corde sulla chitarra o diverse corde allo stesso tempo, quindi c'è bisogno di un pochettino di forza in più nella mano sinistra. Comunque, sia prima di passare alla lezione, vorrei ricordarti che se stai imparando gli accordi sulla chitarra, ho preparato una masterclass che include 4 ore di video lezione e il libretto degli accordi e delle scale più utilizzate sulla chitarra, quindi puoi andare ad iscriverti seguendo il link che trovi nel video oppure nella descrizione. Che cosa sono questi accordi barré? Sono praticamente delle diteggiature di accordi mobili che ci permettono di imparare una diteggiatura e di ottenere diversi accordi su per il manico della chitarra. Quindi, come le creiamo? Prendiamo un accordo aperto, come per esempio il nostro Mi. Ok? Qui la radice è sulla sesta corda, quello lì è un Mi basso, giusto? Quindi questo qui è l'accordo di Mi. Cambiamo la diteggiatura perché adesso ci servirà il primo dito per effettuare un barré. Quindi suoniamo l'accordo in questo modo, utilizzando questa diteggiatura qui, secondo, terzo e quarto dito. Poi spostiamo il tutto un tasto in avanti e mettiamo il primo dito a mo' di barré, quindi deve riuscire a premere tutte quante le corde allo stesso tempo. E vogliamo fare lo spelling dell'accordo quando suoniamo questi accordi, quando li impariamo, perché vogliamo assicurarci che non ci siano note stoppate, ok? Perché non sono semplici da premere, soprattutto all'inizio. Ok? Questo sarà un Fa adesso, perché qui la radice è il Fa. Abbiamo praticamente spostato questa diteggiatura del Mi avanti di un semitono, di un tasto, quindi è un Fa. Cosa sto facendo? Ok? Poi, se spostassimo questa diteggiatura un altro semitono in avanti, avremo un Fa diesis o Sol bemolle. Se mettiamo questa diteggiatura sul Sol, avremo un Sol. E infatti è lo stesso suono del Sol maggiore. Una timbrica leggermente diversa, perché ovviamente qui abbiamo le corde a vuoto, le corde aperte, però l'accordo è quello lì, ok? E ovviamente possiamo continuare a spostarci su e giù per il manico della chitarra. Questo sarà un La, perché qui sul quinto tasto c'è la nota di basso, lì è La, e così via. Si, Do, e così via. Ovviamente qui è importante conoscere le note sulla tastiera, almeno la quinta e la sesta corda. E quindi ho preparato anche un video al riguardo, ti consiglio di andarlo a vedere, dove imparerai le note sulle corde. Quindi possono essere di aiuto come guida quando suoni questi accordi. Ok, quindi ovviamente possiamo spostare diverse altre diteggiature, non soltanto quella di Mi, ma possiamo spostare la diteggiatura del La, del Do, del Re e così via. Ovviamente qui c'è uno studio dedicato a questo tipo di accordi, però ecco, volevo darti giusto un pochettino un'infarinatura al riguardo. Poi un'altra cosa che in tanti si lamentano è il fatto di non riuscire proprio a premere bene le corde. E quindi adesso ti do un esercizio che potresti fare per assicurarti di ottenere un buon barré, ok? Di migliorare il tuo barré. Questo qui è l'esercizio dove praticamente stai utilizzando un dito, poi il primo dito preme le corde, il secondo dito aiuta a premere. E vuoi suonare soltanto il barré, quindi senza mettere nessun tipo di accordo al barré, ok? E in questo modo vogliamo assicurarci di ottenere una buona nota da ogni singola corda. Ovviamente
ovviamente dopo un pochettino inizierà a far male a chi non è abituato, anche qui sul dito inizierà a fare un pochettino di male, allora uno poi magari può decidere di fermarsi, però ecco, cerca di fare questo esercizio quotidianamente, vai su e giù per il manico della chitarra, senza nessuna fretta, ti aiuti con il secondo dito e cerchi di ottenere un buon suono. In questo modo vedrai che il barré piano piano inizierà a migliorarsi e diventerà sempre più facile suonare questi accordi. E questo è quanto per adesso. Mi raccomando, se queste lezioni ti stanno aiutando, considera iscriverti al canale, clicca mi piace e se hai delle domande puoi sempre lasciare un commento. Grazie per l'ascolto, alla prossima!